Sì, beh, voglio ricordare il numero telefonico che è lo 049 700 700 per intervenire in diretta. Pronto? Sì, dimmi. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono Alessandro. Dimmi. Avevo mio, stavo a fare una domanda perché c'è tanto tempo che mi telefono e mi pare che c'è che dare un'interpretazione diversa a quello che è il filone della radio. Mi in passato avevo sempre fatto resistenza ai poteri occulti, perché c'era tanti poteri occulti, c'era non comunismo. C'è una forma del comunismo negativa che si moltiplicava in tanti sensi di potere. E mi ho fatto la resistenza, cioè gli ho posato, perché ho fatto robe intellettuali, non gli ho posato. Io so, sono strano, sono disinteressato a questa persona, eppure so sempre seccare barba che roba è. Va bene. Io so, gli ho posato, no niente, non gli avevo mai, ma tutti. Ciao. Vabbè, il discorso di poteri occulti, beh, ricordiamo che come poteri occulti in Italia abbiamo l'Opus Dei, che è un'organizzazione non indifferente, che ha un bel controllo sociale, che è occulta. E voglio ricordare un semplice fatto. Quando in Italia si parlò, si cercò o qualcuno protestò per i poteri occulti dell'Opus Dei, cosa fece il Ministero dell'Interno, un certo Oscar Luigi Scalfaro? Chiese al Vaticano illuminazioni e spiegazioni dell'Opus Dei. Il Vaticano disse, ma l'Opus Dei non è nulla di particolare, è una prelatura personale del Papa, non c'è nulla. E il Scalfaro, Presidente della Repubblica, andò a ripetere quello che il Vaticano gli aveva detto. Di conseguenza questo qua è un potere occulto oggettivo che esiste e che nessuno va a contestare, insomma. Tornando poi sul discorso che facevo della metodologia, cioè non è il fatto stesso che in se stesso la metodologia sia negativa. Purtroppo, e dipende da chi ne fa questo utilizzo, cioè nel senso che Pronto? anche le rune appartengono. Ciao Gianni, dimmi. Senti, non mi hai dato una risposta. Cioè, volevo dirti questo. Tu sei portatore di un nuovo credo, se vogliamo, oppure di un vecchio, comunque, diciamo di un credo che ha una sua religiosità, una Sì. religione, vero? Come dicevo prima, sono state catalogate nel mondo circa 1600 religioni da quando c'è storia di uomo. È piano, 1600 quelle che conosciamo, non Tra quelle. quelle estinte e quelle tuttora esistenti sulla faccia E quelle di della terra. cui spetta anche la traccia da parte del monoteismo, quelle come facciamo? Non ho capito. Esistono religioni che sono sparite completamente, di cui non c'è rimasta neanche traccia, non c'è stata neanche nessuna cosa, insomma, cioè proprio in cui hanno fatto piazza pulita. Ma poi il problema non è nostro, cioè noi non parliamo per religioni. No, ma il problema è vostro, sì, perché è di tutte le religioni. Volevo dire questo, uno che predica una religione, e voi per molti aspetti predicate anche delle cose giuste, interessanti, perché nemmeno io credo al monoteismo, anzi non credo proprio per niente. Volevo dire questo, uno che crede in una religione e dice noi siamo nella verità, sono gli altri che sono, e dopo chiede che venga fatto un atto di fede e non usare la testa per arrivare alla verità, già dichiara di essere nel falso. Chiunque, sia che sia cristiano, maomettano, pagano, deve, se vuole avere un credito, dimostrare di essere nel giusto, nella verità. Quindi quando voi parlate di dimostrate che esiste lo spirito, dimostrate che Va esistono bene. i vari enti spirituali. Ti ascolto per radio perché non riesco più a sentire. D'accordo. Va bene, ciao. Ciao. Ah, io vorrei dare una risposta. Un Sì, attimo sì. solo, Francesco. No, e no. Perché no? Perché noi abbiamo sempre detto che noi non abbiamo una verità, abbiamo una libertà. Se noi predichiamo la libertà del fare per costruire il potere di essere delle persone, se io affermo che esiste questo è perché io questo ho incontrato. Ma io questo non te lo devo dimostrare, cioè io non devo dimostrare niente a nessuno perché io non chiedo a nessuno di credere in quello che dico. Quello che io ho incontrato mi porta a costruire una logica, un modo di essere, un modo di pormi, un modo di guardare il mondo.
è quello che io do alle persone, è questo modo di guardare il mondo, questo modo di essere, e le persone ascoltano questo mio modo di essere. Il fatto di dire credi a me, credi in Dio, credi questo è roba da religioni rivelate, a me non mi interessa. Quello non è religious, non è legarsi al mondo, è sottomettere. E io a quel gioco non gioco. Ecco, io voglio aggiungere una cosa, e l'ho detto tante volte, cioè noi, io non ho il problema di creare una religione o di avere una religione. Io parlo di una mia sensibilità, che è la mia sensibilità. Se poi qualcuno ha una sensibilità diversa, non crea nessun problema. Cioè, ad esempio, io mi dichiaro pagano politeista. Claudio, anche se dichiaro pagano, benissimo, io ho delle identità di riferimento che a Claudio non interessano. Però io non dirò mai, tu non sei pagano perché non hai l'identità di riferimento che ho io. Perché io so che il suo modo di vedere, il suo modo di percepire è diverso dal mio. Di conseguenza non mi crea problema, so che ogni pagano è a sé stante. Ognuno, come io ho due orecchie, ho due occhi, e vedo in una certa maniera, benissimo, io vedo delle cose in base alla mia condizione soggettiva. Claudio, che si dice pagano, vede le cose in base alla sua condizione soggettiva, ma non può pretendere, di imporle, di rendere assoluto. Sì, vai pure. Dimmi, dai. No, mi volevo un vostro parere sugli esorcisti. Prendili a calci. Prendili a calci tutti. No, ma guarda che non ho bisogno di fare a calci nessuno, perché mi sento fuori di tutto, insomma. Mi pareva quasi assurdo spiegarvelo, no? Cioè, solo che il dubbio, l'unico dubbio che comino, no? Mi ricordo quando che andavo a scuola, cioè addirittura elementari, seconda, terza, quando chi ti obbligava a dire mandare in chiesa, a confessarte, le uniche colpe che mi sentivo, cioè, sai quando ti fa fare la comunione, cioè, ti confessa, dopo ti cade a stare con queste manche, ti cade a parlare con... Ecco, e mi, dentro di me, cioè, non sentivo niente, no? E ora dico mi vuol dire che no, io non riesco a dire se nasce già predisposti a andargene fuori o da cosa che dipenda. Perché ti che ne vedevi che proprio addirittura aveva la tremarea, cioè ti insegnava dopo confessare, domandargli a Dio tante robe, cioè mi sentivo in colpa perché non mi entrava sta roba. Non so se riesco a spiegarmi, no? No, ho capito. Dopo, nell'arco degli anni, 20, 30, 40, 50, perché so che ne ho 60, no? Cioè, mica ne sono andata sempre più fuori, no? Sì. Quelli che invece che continuando a fare la comunione, cioè, io ho fatto le robe più sporche che esista, mi non sono neanche buona a dire una parolaccia, perché qualche volta pagaria per essere buona a dirla. Perché fa parte del mio carattere, sì. No? Ora, vado avanti, sempre ai esempi, come si dice... Ho constatato che i preti, guarda, per me penso che sia difficile dare una percentuale, perché anche qui che appar buoni, ma in realtà non i poli sarboni. Cioè, perché ho constatato che i ha talmente una fascita a dir frotto e a dir bae, che abbiamo provato addirittura a tirare anche di tranei a qualche dunque, addirittura francescano esorcista proprio, no? Insomma, tirare un taneo, dite una roba che dopo una sera vada della ipocrisia, della falsità, proprio toccata coi mam. Perciò dicomi, quando che vado una personalità illustre, grande, mi dentro di me, no? Dico, ma cosa che serviva a studiare 30 anni, 40 anni, a servire delle robe? Che veramente mi sono arrivata al punto di dire che a fede non è altro che paura. È vero, la verità. Perché io ho constatato che qui che si bigotte, cioè anche qui che da una religione passa a un'altra, ma ineffabilmente passai da religione cattolica e passa ai altre, no? Ora qui crede all'esorcista, che crede all'oroscopo, che crede, insomma, sinceramente, sì. Mi non credo a niente, guarda, a casa mia. Ho fatto una prova, sono passato tutta la scala, ho messo l'ombrello sulla letta, tutto, e guarda caso che la giornata era quella che mi aveva più vita delle altre. Esatto. Addirittura con frate una volta, come una discussione, no? Perché diceva beata mi che non mi sento in colpa, perché riesce a farti in colpa anche se te che dici, mi così se sto a posto perché non ho fatto niente. Questa è la classica frase, no? E ancora riesce a dir che pensa bene perché se la colpa già non sentirmi in colpa. Sì, e amica che ho fatto una proposta. Che ho detto andiamo sotto a cavalcavia o sulla stazione, dove che sei, se portiamo a casa due barboni. Mica dago da mangiare, io se tiene avanti il prega. Vediamo quale di due che si accava, insomma, no? Non capiva mica tempo. Tempo, vero.
voglio dirti che, insomma, se due persone siamo insieme, se non si diciamo di che si dunque siamo, siamo uguali, no? Sì. Uno magari più spiritoso, uno un poco meno. Però, insomma, a me sinceramente vado, anche quando ti fa vedere che c'è missione, del misteri, addirittura vado anche ai film qualche volta che fa vedere i miracoli. Forse, non so, la gente riuscirà mi guardando, ma non riesco a vedere quello che vede ora, insomma. Forse ero destinata a mia fine il cursino, lo so. No. Però ti dico una roba, che mi dormo tranquilla, guarda, e che mi sta a dire che in ultima se muore, ma dopo se vado a mandarghi, perché vado mia mamma e mio papà a Riti, che è chi anni, che credeva a partire da altri anni, però qui se morti vado a casa, neanche uno di giorno che su sapere che ne dei preti. Perciò, guarda, dico, paura del dolore, non so come che morirò. Ma che abbia paura perché vado di apra proprio assolutamente no, vado tranquillissima, vado sicuro quelli che ha fede che se ben che non ve ne gova con una tranquillità assoluta, in che senso è? Ecco, dammi secondo la vostra opinione, non dico che mi spieghi, ma voglio la vostra opinione di chiudere. Sì, ma ti faccio arrabbiare, ti do la mia opinione, ti faccio arrabbiare. Eh? Ti do la mia opinione e ti faccio arrabbiare. Ah no, no, non me l'abbia queste robe qua, mi sicuro. Pensa che quello di Radio Maria, una volta che ha visto quel caso Cisano, una ragazza, no? Sì. E aveva Don Luciferi, sette Satana, insomma, guarda, quasi notarmi. Sì. Ciao, che sono per colto. Se fai come frate De Nola, che era una ragazza nel suo paese, ai suoi tempi, che era sempre stata comunista, ma dopo lui l'ha esorcizzata, 100 demoni sono usciti ed è diventata una brava cattolica. E dunque, vuoi che ti offenda? Beh, questo è un atteggiamento pagano. In effetti esistono delle persone che, nonostante vengano condizionate come tutte le altre, hanno una sensibilità un attimo diversa. Per cui non si lasciano dominare, non si lasciano sottomettere, non si lasciano imporre fobie o colpe. Purtroppo è sempre una guerra che si perde qualcosa, in realtà avresti potuto vincere molto di più, però è una sensibilità che ti ha permesso di sopravvivere. Sì, questo è importante, avere una sensibilità che ti ha permesso soprattutto di essere libera e di poter scegliere quello che tu desideravi, quello che volevi, questo è fondamentale. Ma d'altronde, quello che io cerco sempre di ripetere è che noi non abbiamo una religione da offrire con una scaletta di principi, di valori, non diciamo, cercate di essere se stessi, cercate di liberarvi dal condizionamento esterno, cercate di pensare con la vostra testa e di guardare con i vostri occhi. Noi non diciamo quello che vedete è questo, voi dovete dire io vedo questo e quello che vedo è vero, di conseguenza lo potete comunicare con gli altri, metterlo in comunione, in circolazione, ma il fatto che voi vediate una cosa, benissimo, è un contributo per gli altri, non è che voi siete degli eretici che devono essere torturati, no, assolutamente, è un contributo generale al discorso della vita, al discorso pagano, non avere neanche il termine di religione, il problema del termine religioso è sorto quando sono passi cristiani. I pagani quando si incontravano mica dicevano no, io sono seguace di Pagno, sono seguace di Diana, non avevano questo problema, cioè davano per scontato che fosse un aspetto fondamentale della vita, ma che non andasse neanche bisogno di essere comunicato. Cioè, ad esempio, quando i missionari si vanno a recare nelle popolazioni che sono rimaste al di fuori della nostra contatto con la nostra civiltà, non gli vanno a dire, no, questo è il nostro Dio, prenditi questo santino del nostro totem. Dicono, questa è la roba nostra e noi ce la teniamo la roba nostra e non ci va bene così. È il cristiano, il monoteista, è l'ebreo, è il musulmano che va a dire, questo è la scrittura sacra, questa è l'unica verità. Cioè, questo è il fondamento del paganesimo, di non proporre verità assolute, di non proporre schematismi, di non proporre principi, né riconoscere negli altri una visione che è giusta ed è corretta. E di conseguenza, quando la nostra ascoltatrice di prima fa quella sua testimonianza, noi non diciamo che è sbagliata, noi diciamo che ha sviluppato la sua sensibilità, il suo modo di essere. E noi va bene, non possiamo fargli critiche. Potremmo dire, noi abbiamo percorso altre vie, ma le abbiamo percorse noi. Non è perché tu non le hai fatte, sei inferiore. No, tu sei al nostro suo livello. Allora, concludendo il discorso di prima, innanzitutto ricordatevi questo. Il significato dei termini, qui, li diamo noi. Cioè, noi diciamo cosa significa religione, non i monoteisti. Lo so che la cultura dice, dopo 2000 anni, che, primo. E adesso rispondo alla telefonata, perché mi sono saltata la seconda roba. Che dire. Pronto? Claudio? Sì? Io sono Billy di Abano. Dimmi. Senti, volevo solo dirti questo, sei stato grande. Grazie. La risposta che hai dato a Gianni. Ti è piaciuta? Ah, guarda, è una cosa
Guarda, e quello è il massimo della grandezza dell'individuo. Adesso, ma non farmi proprio complimenti se non dopo mi vergogna. Grandissimo, basta. Grazie. Ecco, volevo solo poi fare un'altra domanda. Dimmi. Come si pone nei confronti degli animali il vostro pensiero? Ah, questo te lo do per radio? Perché, guarda, perché io sarà perché ho una... ho un cane che per me... io per lei ho rinunciato a tutto, sai cosa dire? Sembra che parli e che ti capisca quando parli. Ah, è una cosa... stupenda. Va bene. Gli dico, Stella, si chiama Stella il mio cane, sì. No? Stella, e gli dico, vieni qui. Mi viene vicino, mi si alza le zampe e mi lecca la faccia, solo per quando la chiamo. Stupendo, guarda, io rinuncio a tutto. Per me non esistono né crociere, né niente, né viaggi, niente, niente. Io ho rinunciato tutto per il mio cane. Per cui io quello che non sopporto è l'ipocrisia dei cattolici nei confronti degli animali che sono creature di Dio, no? Secondo loro. Vabbè, sì. Ciao, dai. Ciao. Ti rispondo subito. Ciao. L'ultimissima telefonata e poi chiudiamo la radio. Pronto? Claudio? Sì? Ciao Claudio, oh. Ciao Francesco, dai. Ciao. Sono Michele a Vicenza. Ciao Michele, dimmi. Ciao. No, ho seguito un po' la trasmissione, no? Sì. Cioè, sì, interessante, stai detto tante robe anche giuste, no? Però mi ho dato un piccolo quesito in breve, no? Sì. Una piccola domanda, cioè non so, una piccola riflessione. Allora, mi metto molto in breve, no? Mi trovo qua con una bambina piccola, no? Sì. Mi non so, cristiano, le mie idee, aldea, vabbè, ho le mie idee. Però mi dicono che prezzo sai che pago dal controcorrente? Cioè, ad esempio, appunto con mia bambina, no, cioè, non essendo cristiano, non battezzo, non vado dove la religione cristiana, giusto? Sì. Dove che qua, appunto, la religione cristiana, se... i tempone devono far vivere bene, giusto? Certo. Perché stare controcorrente, come che sto facendo mi, forse, non so, te puoi immaginare, diventa quasi un'esclusione la bambina, giusto? Certo. Ecco. E ora, mi dico, se è giusto che mi paga sto prezzo qua? Solo questo devo dire, Claudio. Ti rispondo. Buon proseguimento. Grazie. Ciao. Risposte ai nostri radioascoltatori, non prendiamo più telefonate. Allora, per Michele ultimo, il prezzo da pagare è sempre un prezzo di libertà. Comunque il sistema sociale in cui viviamo dà degli equilibri. Cioè, tu puoi scegliere, per esempio, mandare la figlia a scuole statali anziché scuole cattoliche, private. Puoi fare tutta una serie di piccole scelte che... non le sei grandiose, non le sei, però ti permettono di salvaguardare un certo modo di essere della bambina. Però la cosa più importante sei tu, cioè nel senso che se tu pensi alla bambina come qualcosa da educare, sbagli. Se tu pensi invece che tu devi continuare a conoscere, a sapere, a cercare, a costruirti, allora anche la bambina crescerà a tua immagine, cioè cercherà anche lei conoscendo, sapendo, cercando, per cui anche se qualcuno tenterà di imporgli qualcosa, non riuscirà. L'ultima risposta alla nostra amica di prima del cane, per noi gli animali sono coscienze come noi, cioè noi fondiamo il nostro crogiolo anche con quello del cane, con quello degli animali, con quello delle piante, per cui per noi il cane è uguale a noi, il gatto è uguale a noi, il virus è uguale a noi, non esistono differenze. Vi ringrazio per questa trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Lascio la trasmissione a chi ci segue, due parole per Francesco e ci vediamo qui alle 19. Se arrivo in ritardo, perdonatemi, ma farò il possibile. Sì, beh, per io esserci. Saluto gli ascoltatori e ricordo l'indirizzo dell'istituto, che è l'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53, 36063 Marostica, Vicenza. Ringrazio a tutti e casomai Claudio questa sera potrà dare qualche annuncio molto interessante su chi vorrà vedere Claudio di persona. Vi ricordo il mio indirizzo, che è Piazzale Parmesan 8 Marghera. Il suo elenco telefonico mi trovate come Claudio Simeoni, via del Vignole 4. E grazie per averci ascoltato. Ci sentiremo stasera alle ore 19. Grazie di tutto e a risentirci. Ciao.